Buongiorno a tutti. Allora, si sono disputate anche tutte le gare della 14ª giornata del campionato inglese, quindi andremo a vedere com'è andata. Questa sera, o meglio questa notte, vi farò anche le schedine del gigione per le gare di domani, mercoledì e giovedì, del campionato inglese perché si giocano. C'è l'infrasettimanale, 15ª giornata. Infatti, stavo guardando della Better e ho notato che appunto per vedere i campionati, visto che ero lì, cioè almeno ce li ho lì più velocemente, e ho visto che c'erano le partite appunto al 6, 7, 8, anzi 5, 6, 7, perché aspettate che ve lo dico subito. Piripipiripiripi. Il 5, il 6 e il 7, martedì, mercoledì e giovedì. Quindi dopo vedremo la prossima giornata che è già domani. E intanto vediamo le gare che si sono disputate tra sabato e domenica, perché sabato il Brentford matricola terribile, si è pappato il Luton Town, ma non senza difficoltà, perché comunque la gara si è sbloccata nella ripresa. Poi dopo il primo gol il Brentford ha fatto anche il secondo. Il Luton Town ha provato a rientrare, ma non ha fatto in tempo a fare il gol del momentaneo 2-1, che ha preso il terzo e la partita è finita lì. Quindi il buon Brentford continua a fare il suo dovere. Proseguiamo perché poi l'Arsenal ha battuto 2-1 il Wolverhampton, che ha segnato il gol della cosiddetta bandiera nei minuti finali all'86esimo, ma l'Arsenal già dopo un quarto d'ora aveva già archiviato la pratica portandosi sul 2-0. Poi sa, nel calcio tutto può accadere, però capisci che se dopo un quarto d'ora sei già avanti 2-0, metti i remini in barca, non ti stai a sprecare, controlli la partita, poi becchi il gol matematico, ma alla fine 2-1 e 3 punti in saccoccia per il buon. Dove sono finito? Aiuto? Infatti, dicevo, stiamo qua per il buon Arsenal. Scusate, mi ero perso. Il Burnley clamoroso, però è la dimostrazione che questo Sheffield, ragazzi miei, perdere 5-0 contro il Burnley, è vero che giocavi fuori casa, tutto quello che vuoi, però è una tua teorica diretta concorrente per la salvezza e tu ci perdi 5-0. Tra l'altro è vero che lo Sheffield rimane in 10 alla fine del primo tempo per l'espulsione di McBurn. Però il risultato era già sul 2-0, quindi per cui non è che hai la scusante, ma siamo rimasti, ma in 11 contro 11 perdevi 2-0. Ma noi veniamo fuori nella ripresa. L'Everton va a vincere in casa del Nottingham Forest, una sfida direi salvezza, quindi vittoria importante dell'Everton in casa del Nottingham Forest. Vittoria importante del Newcastle sul Manchester United, ma solo per 1-0. Il Chelsea, ragazzi miei, il Chelsea comincia a fare l'ammazza grandi. Perché dopo aver fermato, se non erro, Tottenham, nel Tottenham, City e anche il Liverpool, batte 3-2 il Brighton del buon De Zerbi, nonostante rimanga in 10 alla fine del primo tempo, perché il buon Gallagher si fa espellere, però il risultato era sul 2-1 per il Chelsea, che nonostante l'inferiorità numerica si guadagna un calcio di rigore, si porta sul 3-1, e poi solo negli ultimi minuti il buon Joao Pedrao accorcia le distanze per il Brighton per un'ultima speranza, per un tentativo di 3-3 che purtroppo non riesce. Quindi il Brighton di De Zerbi viene battuto dal Chelsea, che poi andremo a vedere la classifica se il Chelsea si è avvicinato un po' di più alla zona Europa. Il Liverpool in una gara pazza, folle, mettete quello che volete,
batte 4-3 il Fulham con questa dinamica. Vantaggio Liverpool 1-0, pareggia il Fulham 1-1, ritorna il vantaggio Liverpool 2-1, pareggia il Fulham alla fine del primo tempo 2-2. Nella ripresa il Fulham all'ottantesimo segna il gol del 2-3, sembra fatta, invece all'87esimo e Alexander Arnold all'88esimo, quindi un minuto dopo, regalano la rimontata, ribaltata, metteteci quello che volete, e il Liverpool vince 4-3 contro il Fulham. 3 punti belli pesantini che fanno parecchio comodo. Proseguiamo con il West Ham che pareggia in casa 1-1 col Crystal Palace. Il Bournemouth che stava beffando l'Aston Villa, ma invece il Villa che non vuole morire, al 90esimo bello preciso spaccato trova il gol del 2-2 che lo salva da una sconfitta anche abbastanza pesante contro il Bournemouth. E infine gara folle a Manchester City e Tottenham pareggiano 3-3 e lì l'ha persa Guardiola, ragazzi. Io resto dell'idea che l'ha persa Guardiola perché come al solito se l'è fatta sotto. Ha voluto tenere il 3-2 di vantaggio, ha messo dentro, l'ha scelto lui. Adesso vi dico chi co perché per gli ultimi minuti fa voluto mettere dentro Richarlison, Donley, Forster, togliere i suoi centrali, ha messo dentro Ake. E ha preso gol. All'ultimo minuto, all'ultimo nanosecondo, ha messo dentro Ake, Kovacic, Grealish, Rico Lewis. Ake non l'ho capito, ha tolto Guardiol per mettere Ake, ed è proprio Ake che all'ultimo minuto, all'89esimo per essere precisi, sul cross si fa beffare da Kulusevski di testa e il buon Kulusevski manda la palla a sbattere sotto la traversa e quindi in rete. Anche perché l'ho vista in diretta, ho tirato giù qualche parolina, senza esagerare, perché ce l'avevo in tasca, era lì se vinceva, avevo in tasca anche il campionato inglese, no. Quando ho visto che ha fatto quei cambi lì, ho detto adesso vedrai che prende il gol, e infatti ha preso il gol. E non è la prima volta che il buon Guardiola, cacchina molle, mette dentro il difensore degli ultimi minuti così per perdere ancora altre. C'è la squadra più forte, anche se l'altra sera Haaland aveva un po' le, come si suol dire, le polveri bagnate, anche se forse un gol l'ha fatto, aspettate che controllo. No, perché ha segnato Son, ha segnato Foden, ha segnato Grealish. No, non ha segnato, infatti. Mi ricordavo giusto. Quindi un 3-3 che ferma l'avanzata del City e soprattutto un 3-3 che è dovuto al fatto che perché togli Guardiol? Per mettere a che? Che si è fatto beffare? Piuttosto togli qualcun altro, aggiungi un difensore in più, ma non fai difensore perché pensi che Guardiol sia stanco o cosa, perché è proprio Ake che si fa beffare da Kulusevski. Andiamo alla classifica, ragazzoli, perché questo pareggio del City vede l'Arsenal andare a 33. Il Liverpool andare a 31, il City a 30 e l'Aston Villa è a 29. Aston Villa che col Bournemouth fa pure rischiato di perdere, quindi non posso neanche dire l'hanno pareggiata all'ultimo il Bournemouth, no, l'ha pareggiata all'ultimo l'Aston Villa che ha fatto se no che figura di merda.
In quinta posizione troviamo il buon Tottenham a 27, in sesta posizione il Newcastle a 26, sono tutti lì vicini vicini, settimo il Manchester United a 24, ottavo il Brighton a 22, nono il West Ham a 21, il Chelsea, nonostante la bella vittoria, libidine e tutto quello che volete, è ancora decimo a 19 punti a pari merito con il Brentford. Con tutto il rispetto che posso avere per il Brentford, matricola tremilibile, mi sta simpatica, tutto quello, eccetera, eccetera, vedere il Chelsea che è davanti al Brentford perché ha segnato 25 gol, ne ha subiti 22, mentre il Brentford ha fatto 22 gol e ne ha subiti 19. Quindi differenza reti uguale, però il Chelsea ha segnato di più, ha preso più gol, ma ha segnato anche di più. Il Brentford ha segnato meno, ma ha preso meno gol, però la differenza è sempre più 3. E quindi il Chelsea, avendo fatto 25 reti a 22, resta decimo. In dodicesima posizione troviamo il Crystal Palace con 16, tredicesimo il Wolverhampton con 15 a pari del Fulham. A 13 punti troviamo Nottingham Forest e Bournemouth, grazie anche al pareggio che poteva essere una vittoria. Pensate, se avesse vinto avrebbe raggiunto il Fulham a 15 il Bournemouth. Però un punticino con l'Aston Villa è comunque un punto importante. In 17ª posizione troviamo il Luton Town con 9 punti, mentre invece a 7 punti Everton e Burnley e ultimo in classifica lo Sheffield con 5. Quindi il Burnley, pensate, ha battuto 5-0 lo Sheffield ed era ultimo. È vero che lo Sheffield è penultimo. Però, ragazzi miei, è preoccupante, eh? La squadra che ti è dietro di un punto ti batte 5-0. Fate voi i conti. Lo Sheffield lo vedo molto male. Bene, ragazzoli, andiamo a vedere martedì, mercoledì e giovedì che partite in genere ci sono. Si parte domani alle 20:30 con Wolverhampton Burnley, Luton Town Arsenal, che sono le prime due gare di questa 15ª giornata del campionato inglese. Mercoledì invece si giocherà Sheffield United Liverpool, Fulham Nottingham Forest, partita importante per la zona bassa, per le zone basse della classifica. Stesso discorso per Crystal Palace Bournemouth. Mentre invece per il centro della classifica con vista Europa, Brighton, Brentford. E attenzione alla matricola terribile Brentford che magari mi blocca il Brighton nel suo recuperare posizioni per tornare in zona Europa. Poi ci sarà la sfida sempre mercoledì di grande libidine, Manchester United-Chelsea. E molto interessante anche Aston Villa Manchester City con un Aston Villa che vorrà valutare le sue forze per il resto del campionato per capire che campionato potrà essere il suo, se può ambire addirittura a una zona Champions o se è meglio che sta lì schiscio tranquillo e si porta a casa l'Europa League e cerca di mantenere il quinto posto, se non sbaglio, della quarto posto dell'Aston Villa, che vuol dire Champions, però non sarà semplice, non sarà per niente semplice, perché giochi contro un City che sarà anche inviperito, indiavoleto, per aver pareggiato 3-3 allo 90esimo col Tottenham. Poi si giocherà giovedì invece Everton Newcastle. Partita un po' da testa a coda, Newcastle nelle zone alte, Everton nelle zone basse, perché il Newcastle è sesto, mentre invece l'Everton si trova in 18ª posizione in piena zona retrocessione. Quindi è sfida importantissima per entrambe le squadre. Concludiamo poi con la partita libidine
di giovedì alle 21:15 si giocherà Tottenham West Ham e questa si fa tosta perché il Tottenham è lì lì al limitare della zona Europa, il West Ham è nono, ma se non perde con il Tottenham mantiene una distanza ancora umana per cercare l'Europa. Una sconfitta lo metterebbe in grave difficoltà perché i punti cominceranno a essere tantini di distacco dalla zona europea. D'altronde, West Ham e Aston Villa sono due squadre che io mi confondo spesso, proprio perché hanno colorini, non dico simili, però. Boh. Comunque, niente, questo è quello che dovevo dirvi. La classifica ve l'ho detta. Che vi ho anche detto che lo Sheffield lo vedo male. Martedì, mercoledì e giovedì si gioca. Vi ho anche elencato il tipo di partite e devo dire che ci sono partite interessanti: Manchester United, Chelsea, Aston Villa, Manchester City, Tottenham, West Ham. Anche la stessa Brighton Brentford è bella da libidine. E poi sulla carta ci sono tre partite scontate come Sheffield United, Liverpool. No, no, non ci sono partite scontate perché c'è solo Sheffield United e Liverpool. Fulham Nottingham Forest tra due squadre abbastanza vicine in classifica, Crystal Palace Nottingham Forest, Bournemouth, anche lì siamo abbastanza vicini perché il Bournemouth è vero che è nei bassi fondini, ma Crystal Palace è dodicesimo e non è che chissà dove. Sulla carta, naturalmente, favoritissimo il Crystal Palace. Detto questo, io vi saluto, vi ringrazio. Abbiamo concluso anche questa mini maratona perché le ultime due giornate, gli ultimi due campionati ve li racconterò nella notte, li vedrete domani mattina, martedì mattina, perché giocano stasera il campionato francese, buono, no, il campionato spagnolo. Aspettate che vi dico anche, dovrebbe essere Celta Vigo Maiorca, però preferisco controllare. No, Celta Vigo Cadice, chiedo venia. C'è Celta Vigo Cadice alle 21 e Torino Atalanta per la nostra Serie A, la sfida libidine, che potrebbe regalare tanti goal, così come uno squallido 0-0, e spero di no perché visto che me la godrò in diretta, mi auguro che non facciano i curucu paloma, ma mi facciano divertire con azioni, gol, spettacolo, bel 2-2, 3-3, tipo in stile Tottenham, City Tottenham, non sarebbe male. Certo, lo spettacolo non sarà uguale visto la differenza tra City e Tottenham da una parte e Torino Atalanta dall'altra, però speriamo non ci siano azioni prevalentemente a centrocampo che dopo un po' puff, mi addormento. Ragazzoni, vi saluto, ci vediamo naturalmente alla prossima. Ciao!